Il linguaggio, attribuendo un numero a un concetto, definisce esattamente, in un modo preciso, tutto quello che può essere organizzato con quella struttura. Per esempio, il concetto amore, amor, è lo stesso concetto di Roma, vale 41. E 41 vedete benissimo che è un numero organizzato in una maniera perfetta, dall'unità e dall'unità nella trinità del 10, perché 40 è 10 più 30. Aggiungendogli l'unità alla unità e trinità nel 10, noi abbiamo che il 41 è un valore veramente ideale a rappresentare il nostro sistema, che è unitario nel tempo e tridimensionale nel ciclo 10. Quindi, quando il nostro cervello elabora il numero 41 come il concetto amor, ed è lo stesso di Roma, l'unica differenza, ma qui è la virtù del concetto, l'unica differenza è di attribuire a questo primato, attribuito al numero 41, diversi ordini di precedenza. Ce ne può essere uno in cui andiamo perfettamente in ordine, crescente, ciclo dopo ciclo. Il primo ciclo unitario è l'1, il secondo ciclo unitario è 10 come spazio e 1 come tempo, quindi è 11. Il terzo ciclo unitario è la tridimensionalità unita al ciclo 10, quindi è il 13. Il quarto ciclo è il 3 più 3, ossia lo spazio complesso, nel suo ciclo 10. Quando noi mettiamo in sequenza ordinata questi cicli crescenti e abbiamo 1, 11, 13 e 16, il nostro cervello li interpreta secondo una forma alfabetica che coglie il significato, la sintesi ideale di questi numeri e con amor esprime il perfetto ordine crescente che esiste nel potere assoluto uno e trino nel 10. Quando esso è tutto interamente sovvertito, perché considera il tutto proprio in una scala di valori assolutamente rovesciata. Prima c'è il 16 del realismo complesso, poi c'è il 13 del volume reale. Poi c'è il ciclo unitario e infine c'è l'unità. Allora abbiamo Roma e la Roma che poi nella storia della sacralità divina uccide Gesù è la forma che noi riusciamo a vedere estratta da numeri. In realtà quello che compone il mondo sono numeri ai quali poi riusciamo a dare ogni tipo di forma, quella concettuale e quella dinamica nella realizzazione di un mondo che consenta di capire le relazioni una volta che noi le abbiamo rese oggettive e in un modo che sia quindi più facile, più semplice. È esattamente il processo che si compie quando i dati binari contenuti in un DVD 1001000 che non contengono in se stessi altro che questo, quando sono sottoposti alla percezione ideale di un software di regole, e c'è il giusto macchinario per rappresentare attraverso un hardware questo sistema rappresentativo, si traduce in un mondo di azione e di pensiero e di passioni che sono l'espressione ideale trasformata nella forma, ma in sostanza tutta contenuta in un progetto tanto zippato, tanto condensato in se stesso, che ci consente di assumere tutti i dettagli intimi
attraverso relazioni numeriche contenute tutte in quei valori. Allo stesso modo, attraverso 32 bit di un sistema rappresentativo digitale, quindi 16 e 16 sono appena 32 dati, noi possiamo rappresentare, per esempio, la videata di questo computer, che si avvale di migliaia di pixel. Una semplice fotografia, se è ad alta definizione, ne può contenere una quantità enorme. E dove sono questi numeri così eccezionali, così grandiosi, così grandi, dentro quei 32? Derivano da relazioni interne che noi facciamo tra quei 32 e dividendo, organizzando, zippando, codificando, riusciamo a estrapolare la struttura ideale elementare allo stesso modo con cui facciamo noi e riusciamo a ottenere per esempio l'elettrone. L'elettrone è sempre uguale, l'elettrone di ogni atomo, il che è eccezionale. Come mai in questo mondo in cui tutto è uguale, gli elettroni sono tutti uguali, hanno tutti la stessa massa? Come mai? Perché? È perché noi li otteniamo sempre con lo stesso calcolo. Noi partiamo da quel 54 che vi ho già spiegato che cos'è, è l'insieme accorpato, sia come contenuto in una superficie, sia come il volume dentro contenuto, e poiché a livello atomico l'unità atomica sta nel metro, che è il suo sistema assoluto, esattamente 10 alla 10 volte, però 10 alla 5 sono in forma materiale e 10 alla 5 in forma antimateriale, la sola parte materiale è 10 alla 5, ossia 100.000. Quando noi prendiamo il 54 e lo dividiamo per 100.000, otteniamo la dimensione 0,00054 unità atomiche. E è l'unità atomica ottenuta da questo calcolo, poiché il calcolo è sempre lo stesso quando noi andiamo a cercare una particella. Ecco che le particelle ci sembrano tutte uguali, ma queste particelle non esistono. Nei 32 bit, nel progetto tra l'essere e non essere che le realizza noi stessi, non esistono. Sono solo il frutto di nostre articolazioni, di nostri confronti, che poiché sono utilizzati per ottenere una visione, dopo ci portano a quella visione. Noi non dobbiamo credere che poiché noi vediamo una cosa, quella esiste. Esiste, sì, ma come visione. Gli elettroni esistono? Sì, ma sono il prodotto di una visione. E visto che il prodotto è di una visione reale, e poi ci sembrano reali, ma non sono reali. Nella nostra realtà esiste soltanto un sistema binario fatto dall'essere e dal non essere, che componendosi nei vari modi dà luogo ad ogni possibile tipo di interpretazione ottenuta attraverso il sistema numerico. Ora dovete sapere che io sono giudicato uno che fa fantascienza da parte dell'attuale scienza. Ci sono gruppi di lavoro in Italia, newsgroup, che non pubblicano i miei articoli perché li giudicano frutto solo di fantasia. Ma io vi invito a controllare se ci può essere qualche errore nel mio modo di arrivare alle verità. Controlliamo. Io dico che possiamo perché esiste una possibilità. È forse sbagliato? Noi potremmo potere se non ci fosse la possibilità? Bene, io dico che esistono tutte. Di conseguenza, ammettendo l'esistenza totale di tutte le possibilità, io non faccio altro che ammettere l'esistenza di un intero sistema possibilistico unitario. Perché se io ho una possibilità, deve esistere il sistema unitario di tutte le possibilità. Bene, sappiamo benissimo che quando questo sistema, poi diviso in colonne di ordini, tutti uguali e distinti, in ciascuna si presenta proprio come il fulcro
file digitale di un DVD composto di 1010000000, sappiamo o no, abbiamo la prova o no che una stringa di questo tipo può tradursi in una apparenza di mondo? Direi che ogni DVD conferma questa assoluta verità. E allora, chi prova che noi stiamo vedendo o no il DVD della organizzazione numerica della nostra stessa esistenza? Chi lo prova? Forse il fatto che se io voglio posso? Ma se io voglio, articolo la forza della mia possanza, e se essa si scontra con quella altrui, il risultato è solo la componente delle forze, non è legata a un mio strapotere. Io sono schiavo e contenuto nella mia forza esattamente da tutte le altre forze del sistema possibilistico. Quindi io non posso oltre il mio stesso potere. Sono una vittima del mio potere. Io sto in quel mio potere e non è libero. È quello che io ho. È forse libera la mia vita? Ho scelto io volontariamente di essere presente in questo mondo o mi ritrovo in questo stato? Ma voi dite, certo, all'inizio. No, in questo momento. Forse io posso, oltre il mio stesso potere? E qual è il mio potere? Il mio potere essenziale. Ecco, io studio l'essenza di questo potere. Gli altri considerano quello che stanno vedendo in questo DVD rappresentato e, vedendo una rappresentazione e credendola vera, sono veramente dei fantasiosi, perché loro sono coloro che attribuiscono verità a una fantasia. I fantascientifici sono loro, non io, che dico: stiamo vedendo un DVD, una organizzazione generale costruita sull'essere e sul non essere, e siamo noi coloro che lo definiscono in modo facile da capire, in modo oggettivo. Siamo proprio noi che fissiamo ogni oggetto a seconda del contenuto ideale che gli attribuiamo. Siamo noi, come siamo noi che attribuiamo la luce, i colori, e poi li vediamo. Se io vedo il rosso, certo che c'è, ma il rosso è un prodotto della mia intelligenza, della mia capacità immaginifica, della mia mente. Il mondo non esiste colorato rosso. Il mondo non esiste luminoso. Il mondo non esiste come tatto, non esiste come udito, non esiste come olfatto. Sono i cinque modi con il quale il mondo appare, e sono tutti e cinque portati, prodotti dalla nostra mente. Noi vediamo un mondo esclusivamente con i nostri cinque sensi rappresentati dalla mente, e non ci sfugge il dubbio che allora è tutta una rappresentazione? Chi è l'imbecille che, vedendo con cinque metodi di rappresentazione, poi arriva a credere che non sta vedendo una rappresentazione? No, l'atomo che vedono è vero, non è una rappresentazione. Perché? È perché, accidenti, lo vedono, ci giocano. Ma anche io posso giocare con i colori e fare un bel quadro. E forse esistono questi colori? No, non esistono, ma io sono messo in grado di giocare con i colori e formare un quadro. Vedete? L'essenza della realtà è incontestabile. Il giudizio se noi stiamo vedendo una cosa vera o una cosa costruita qualitativamente solo dalla nostra mente non dovrebbe avere una confusione.